Buonasera, sono Luca Rocco di Canon Europe e magari provo a partire lentamente perché vedo che ci sono molte persone che stanno entrando nella call in questo momento. Siamo 68, 69, 70. Inizio a partire. Abbiamo un'ora e poco più, quindi inizio a fare le presentazioni. Luca Rocco di Canon Europe. Il lavoro più bello del mondo è quello di lavorare con i creativi ed è qualcosa che faccio durante la settimana e anche nei fine settimana, da qualche settimana a questa parte. Questo è il terzo appuntamento che facciamo con New World Camera ed è questa sera, dopo il primo incontro con Fabio Bucciarelli e Mario Calabresi, dedicato al reportage che Fabio aveva sviluppato a Bergamo e in Lombardia durante la parte più critica, la parte iniziale del Covid, dell'outbreak del virus. Poi il secondo appuntamento è stato sempre di nuovo con Fabio, dedicato a delle Q&A ed è stato accompagnato anche da Francesca Tosarelli, che è una videografa che oltre ad essere compagna nella vita di Fabio, è anche colei che ha offerto la parte descrittiva del lavoro di Fabio, avendolo raccolto poi sotto forma di documentario. E l'appuntamento di stasera, perché tutte queste attività si svolgono nell'ambito della presentazione del Canon Student Development Program, quella di quest'anno è la quarta edizione. Questa sera intanto abbiamo come ospiti, come conduttrici, co-conduttrici, Maisa Moroni, che è foto editor dell'Internazionale, e Giulietta Palumbo, che è content editor di Magnum a Parigi, uno dei tanti cervelli in fuga all'estero. Poi ci racconterà anche qualcosa della sua vita a Parigi. Maisa questa sera ci raggiunge da casa sua a Roma, mentre Giulietta in questo momento è in viaggio in Francia ed è a Lione, in un albergo. Quindi dovrebbe funzionare tutto bene con le connessioni, ma se qualche problema c'è, si riconnetteranno. Poi abbiamo con noi Umberto Coa e Giacomo Infantino. Umberto ci raggiunge da Palermo, Giacomo in questo momento è a Varese. Loro sono stati due alumni della prima edizione del Canon Student Development Program. Quella è stata un'edizione che è stata seguita da Magnum. E saranno loro a raccontare la loro esperienza. Poi abbiamo Camilla Ferrari e Michele Spatari, che sono stati invece ospiti di Canon nella seconda edizione, e Dulcis in fundo, Marika Ramunno ed Alice Pastorelli, che sono state con noi lo scorso anno. Scopo di questo incontro stasera è quello che loro raccontino le esperienze e il loro sviluppo dalla parte ancora di studente, il loro ingresso nel mondo professionale, perché lo dimostrano le scuole che sono ospiti con noi questa sera, da Officine Fotografiche, l'Istituto Italiano di Fotografia, l'Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata, lo Studio Marangoni, il Centro Romano di Fotografia, lo IED, la Scuola Holden, la Scuola Mohole e l'Accademia di Belle Arti di Brera. Noi con questo programma cerchiamo di offrire due cose: integrazione al loro programma accademico, offrendo quella che è la visione di Canon, che oltre a sviluppare delle macchine, delle tecnologie di altissimo livello e ha una leadership nel settore dell'imaging, cerca di offrire anche le relazioni che Canon ha con l'industria, con i media, con le agenzie, con gli editor, con i foto editor, con i grandi fotografi professionisti. E poi rappresentano tutti gli studenti, quelli che sono i futuri professionisti. Quindi, ed è per questo essenziale che la loro testimonianza dia riscontro di quello che Canon fa ormai da 4 anni e che continuerà a fare anche in futuro. Abbiamo parlato e le loro esperienze faranno riferimento ad una forma di incontro fisica che forse quest'anno cautelativamente ci stiamo preparando a non affrontare, a tutela, a garanzia della salute di tutti quanti noi in maniera estesa, perché non sappiamo quella che sarà l'evoluzione della fase 2, fase 3, possibili rischi.
Il programma quest'anno vede 48 paesi coinvolti che vanno dal Sudafrica alla Finlandia, dal Portogallo alla Russia. Quindi abbiamo da tener conto di una varietà di situazioni e di scenari e quindi stiamo sviluppando un programma online che sarà ancora più intenso e che sicuramente vedrà coinvolte due delle editor già che ci raggiungono stasera, perché sia Maisa che Giulietta lavoreranno con noi da luglio in preparazione di quelli che saranno poi i giorni del programma, che comunque coincideranno con le date di Visa pour l'Image nella prima settimana di settembre. E quindi sarà un programma che partirà da una preparazione alle group review, sarà un programma che vedrà poi molti più webinar e webcast di interazione con degli speaker, dei rappresentanti dell'industria, poi ci saranno delle group portfolio review che saranno divise per genere, per tipo di specialità, si tratta sempre di reportage e di fotodocumentaristica, ma cercheremo di mettere insieme le capacità e la creatività per quelle che sono i segni più forti nell'impianto narrativo degli studenti che saranno con noi quest'anno. E poi alcuni di voi già hanno visto il lavoro che noi abbiamo preparato l'anno scorso nel quadro di Matera Capitale Europea della Cultura. Contiamo di creare di nuovo una pubblicazione, un libro che possa raccogliere una selezione dei lavori di tutti gli studenti, che 210 studenti ammessi alla quarta edizione del programma. È un lavoro impegnativo, quello che affronteremo nel corso dei prossimi mesi, ma sicuramente, come ha rappresentato per molti dei giovani fotografi professionisti che sono con noi questa sera, si tratta di un veicolo di ulteriore interazione con il mercato e di networking e capacità di essere, di entrare in contatto con quelle che sono realtà editoriali o di agenzia che determineranno poi per molti dei giovani fotografi anche il cammino successivo. Cedo la parola a Maisa e a Giulietta, ringrazio tutti quanti voi, la sessione è registrata, è presente un box di Q&A che verranno poi successivamente raccolte da Giulietta e poste ai vari speaker. Buona avventura e buon webcast stasera. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Direi inizi tu, Giulietta? Sì, certo. E grazie Luca per la bella presentazione a Canon e a New World Camera per averci invitato tutti qui. Mi presento come prima cosa, se siete d'accordo sarò breve e brevissima per dare più spazio alla fotografia. E, come Luca ha detto, lavoro a Magnum Parigi, content editor per l'Europa e l'Africa e il mondo intero. Siamo in quattro a lavorare insieme in questo tipo di dipartimento. Il Magnum, cosa significa essere content editor? Significa partire dal punto di vista dei fotografi, quindi partire dal loro lavoro personale e portarlo nel mondo editoriale, quindi delle persone come Maisa, delle persone che lavorano nei giornali, nei magazine, ma anche lavorare a stretto contatto con le NGO, organizzazione, non mi ricordo più come si dice in italiano. Non governativa. Governativa. E per quanto riguarda avere gli accessi sul terreno, quindi per noi il primo punto di partenza per i nostri fotografi e per il content department di Magnum è essere sul terreno. Oggi più che mai, con questa crisi del Covid, poi ne parleremo dopo, è essenziale fare il giusto balance tra essere sul terreno e guardare che cosa si fa. Quindi ecco, insomma, questo è il mio lavoro, è cercare di portare i fotografi sul terreno in un modo più sicuro possibile e fare il link con delle persone come Maisa, che poi si prendono cura di tutto quello che è pubblicazione e storia in sé. Bene. Io faccio la foto editora internazionale. Internazionale è una pubblicazione in Italia particolare perché siamo in 5 foto editor in realtà, è raro in questo paese, siamo in 3 sul cartaceo e in 2 sul sito.
Mi occupo quindi della ricerca e della scelta delle foto da pubblicare sul giornale, in particolare mi occupo della copertina, che è un lavoro a metà tra il lavoro di photo editing e quello dell'art direction. È un lavoro che non faccio mai da sola, perché il lavoro di redazione è un lavoro di gruppo, è un lavoro collettivo, quindi noi ci confrontiamo continuamente tra giornalisti e colleghe photo editor e direttore, che per fortuna ha un ottimo occhio fotografico e una grande attenzione nella scelta delle immagini. Prima di fare questo ho fatto tante altre cose, però è 20 anni che lavoro con la fotografia. Ho iniziato come assistente fotografa, ho fatto addirittura l'archivista di diapositive e fino a poi adesso ormai da 10 anni. Sì, l'archivista di diapositive, per dire come sono vecchia, in un'agenzia che si chiamava Franca Speranza a Milano. Il primo lavoro fondamentale, no? Esatto, ma certo, mi sono formata in questo mondo, continuando a guardare centinaia e centinaia di immagini e dividendole per argomento, prima del digitale, esatto. E il mio lavoro, quindi, infatti, è fatto tantissimo poi di ricerca sulle agenzie fotografiche, ovviamente come Magnum, e quindi è molto importante che dall'altra parte nelle agenzie ci siano persone preparate come Giulietta, come le sue colleghe e i suoi colleghi, o come i tanti bravissimi colleghi e colleghe che lavorano nelle agenzie, e che consentano a noi di poter fare la ricerca e il lavoro in maniera semplice e più possibile intelligente. C'è poi il lavoro di commissione ai fotografi. Noi purtroppo commissioniamo non tantissimo, perché dipendiamo tanto dalla pubblicazione sulla stampa straniera, perché la vocazione di internazionale è tradurre il meglio della stampa straniera, quindi abbiamo poco margine di produrre cose nostre. Stiamo cominciando a farlo sul sito da qualche tempo a questa parte. E un paio di anni fa ho partecipato al Canon Student Program e sono stata giurata per il premio Canon Giovani Fotografi. Grazie quindi per avermi invitato anche oggi, a tutti voi. E devo dire, sono state ogni volta occasioni di incontro di giovani talenti e di grande stimolo per me, no? Noi siamo sempre un po' come dei cricetti nella macchina, no Giulietta? Lavora, è difficile poi avere il tempo di fermarsi e stupirsi. Devo dire che questo mi è successo. Ricordo Michele e Camilla nel mio programma, ricordo la mostra di Umberto Poa, vabbè, poi ne parleremo. Mi fermo per il momento per non tediarvi troppo. Andiamo con le prime domande. Mi aggancio un po' a quello che hai detto, un po' per creare un po' un equilibrio anche nel panel di oggi. La cosa bellissima organizzata da Canon a Visa per l'Image è stata quello che per me è stato fondamentale, la discussione tra tutti i partecipanti, quindi vorrei cercare di farlo anche qui oggi, in modo tale che ci sia più condivisione, no? Che, come diceva prima, è uno dei punti fondamentali di Canon Europe oggi. Possiamo cominciare con i lavori, forse, Marisa, che dici? Sì, io direi di sì, facciamo vedere le foto, mi sembra che le protagoniste sono le immagini. Esatto. Giacomo, vuoi un po' raccontarci del tuo lavoro? Certo. Allora, ciao a tutti intanto e grazie veramente per l'invito. Sono felicissimo di poter appunto incontrare cari amici e conoscere voi, che oltretutto seguo costantemente. Quindi provo a introdurre in breve un pochino quello che è, diciamo, il mio lavoro principale che ho voluto diciamo presentare, ed è si chiama Unreal, un progetto che per l'appunto iniziai in qualche modo nella prima edizione del Visa per l'Image nel 2017. È stato, diciamo, un po' il mio punto di inizio, in quanto mi presentai con un lavoro ancora da sviluppare, ancora da concepire, a cui avevo dato, diciamo, un po' la mia prima direzione. E da lì questo progetto è stato portato avanti circa per 4 anni, quindi si è evoluto man mano grazie anche a queste esperienze. Unreal è un lavoro che cerca di indagare, diciamo, un'indagine molto personale su quel paesaggio, soprattutto quello che è il paesaggio della provincia di cui io abito.
un paesaggio che ho voluto rappresentare attraverso un'introspettività emotiva, quasi quindi completamente distaccata da un'oggettività documentaria, sebbene può racchiuderlo nella sua estetica, ma con il tentativo di evincere un aspetto molto più emotivo, più quasi oscuro, che è quello che ha sempre contraddistinto, diciamo, la mia convivenza con questo luogo. E il progetto appunto vuole questa storia, diciamo, non è una storia lineare, è una storia che è fatta di suggestioni prevalentemente, cerca di essere, diciamo, utilizzare la messa in scena, le installazioni con fonti di luce luminose installate direttamente sul paesaggio. E come in questo caso, come in questa immagine, cerco anche di inserire me stesso in questo racconto, in quanto credo sia sostanzialmente le mie sensazioni in un qualche modo. E, che dire, questo lavoro poi si è evoluto nel frattempo, ha seguito, diciamo, ovviamente il mio percorso che mi ha portato a spostarmi in giro per l'Europa, quindi siamo arrivati fino in Germania, a Lipsia, piuttosto che nelle zone del sud Italia, e nel frattempo ha quindi assunto un corpus molto vasto, sia non più quindi di quello provinciale, ma proprio un immaginario che diventa quasi cinematografico e filmico, insomma. Quindi quello che vediamo qui è in tutta Europa, non è solo nella tua provincia. Esatto, qui per esempio siamo a Specchia, in Puglia, piuttosto che sulle Alpi, nella zona delle Alpi della Svizzera, dove appunto c'erano delle immagini con neve, e piuttosto anche immagini proprio poi tratte dietro casa. Quindi era partito, diciamo, un lavoro che cercava di delineare quello che erano le sfaccettature della provincia, i suoi aspetti, diciamo, più nascosti in un qualche modo, che erano ovviamente dettati da un punto di vista, ma che poi ha voluto, come dire, uscire anche da questa dimensione, cercare di trovare una comunanza con gli altri luoghi. Certo. E quindi per questa la scelta di voler ampliarlo. Ma quindi lo consideri concluso o work in progress ancora? Cioè, assolutamente un work in progress. Potresti andare avanti sempre. Ed è quello che mi piace di questo lavoro, assolutamente. Certo. Posso farti una domandona? Il punto di partenza qual è stato? Non geografico. La domanda di partenza che ti sei fatto qual è stata? Giusto per capire un po' dove sì. Appunto, quando mi ricordo che arrivai a Visa, che avevo delineato questo progetto, questo lavoro, volevo raccontare sostanzialmente gli abitanti della provincia, e quindi erano molti ritratti, molto frontali, descrittivi in un qualche modo, perché tenevo a rappresentare questo aspetto, diciamo, la provincia di Varese aveva ha questa sua caratteristica di essere circondata dai laghi, è molto pittoresca, e diciamo, per chi vive in questa provincia ha sempre un po' sofferto questo aspetto, perché in realtà ci sono tantissimi altri aspetti che si possono parlare, di cui si può parlare o si possono raccontare. Quindi avevo cercato di raccontare proprio questi degli abitanti, quindi molti ritratti, eccetera. Man mano che è evoluto, si è trasformato in qualcosa completamente diverso. Per esempio, quello che poi l'ha caratterizzato prevalentemente è stato la notte, quindi il svolgere prevalentemente tutto l'intero corpus di lavoro di notte. Quello è stato un po' il punto di partenza che poi ha completamente deviato, è cresciuto in un'altra direzione. Il fatto che ti ci sia messo anche tu dentro, no? Sì, ecco, per esempio, sono state delle fasi. Prima assolutamente non inserivo me stesso all'interno delle immagini, ma solo gli altri. Poi man mano mi rendevo conto che spogliavo spesso i miei soggetti dalla loro identità in modo consapevole, ed era anche un po' il mio intento, ma perché appunto cercavo di, come dire, di riversare questa mia idea di provincia, mia idea di paesaggio sugli altri. Quindi ho detto, ma effettivamente cosa succede nel momento in cui sono io all'interno del paesaggio? Forse può essere una lettura anche per me stesso più interessante da capire. Infatti è stato così, man mano ha completamente cambiato direzione. Ed è bello è questo, che credo che nel lavoro è molto eterogeneo dal punto di vista degli stili, delle forme, quindi cioè, si vede un po' il mio cambiamento di idea non è sempre coerente in un qualche modo. Quindi ci sono tutte le mie alzate di testa in questo lavoro. Senti, ma ora tu sei nella provincia di Varese, giusto? Quindi sei
In Lombardia sei nella regione più colpita dal Covid in questo momento in Italia. E io poi sono milanese, quindi empatizzo particolarmente. E tu stai scattando in questo periodo, stai lavorando, stai cercando di raccontare il tuo territorio in questo momento, anche solo casa tua o il paesaggio che hai fuori da casa tua? Allora, io diciamo che essendo ancora studente, sono laureando, quindi alla magistrale, di conseguenza per fortuna ho moltissimo studio da portare avanti, quindi diciamo mi sto dedicando molto alle letture prevalentemente, però a inizio dello stato pandemico ho scattato qualche immagine, tra cui qui presentata è l'ultima. Ecco. Che è proprio dietro casa, perché ho la fortuna appunto di essere circondato un po' da boschi e quindi ho provato comunque sia, è stato sicuramente un tentativo, ecco, esattamente questa? Sì. Beh, perché poi è un racconto un po' il tuo visivamente, vedendolo oggi, adesso che siamo in quarantena e ora con questa storia incredibile del virus, ha un sapore distopico, quindi mi interessava capire se eri stato ispirato in questo momento a continuare il tuo racconto, o se troppo ferito forse. Purtroppo ho deciso un pochino di darmi un limite, ma sia dovuto anche alle questioni di studio, ma è anche rischioso perché non vorrei incorrere in qualche problematica, perché comunque sia qua la situazione è molto colpita, molto grave, certo. E anche semplicemente andare nei boschi con luci, fari, diciamo, complicato. Diventa un po', spesso ho assistenti che mi danno una mano, quindi diventa complesso. Però questo non toglie che io sto lavorando in maniera comunque sia alternativa. Per esempio, era da tanto tempo che non riuscivo a fermarmi nel fare una ricerca visiva mia personale, quindi di continuare a ritornare un attimo a pormi delle domande su come sviluppare il progetto, come continuarlo, cosa poter migliorare o cosa poter cambiare. Quindi credo che appunto il lavoro non si, poi è solo una parte quella che c'è sul campo, nel mio caso. Fare ricerca in questo caso per me è fondamentale, quindi sto cercando, diciamo, di trovare questo connubio, questo equilibrio. Ovviamente poi in casa qualcosina faccio, però nel mio caso, in quanto ho sempre cercato di raccontare il paesaggio, mi trovo un attimino bloccato, ma va bene così, è bello, certo. Ci sta anche fermarsi un attimino. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Direi, Giulietta, andiamo avanti con le altre immagini? Sì, certo, poi magari gli altri lavori, sì, così diamo spazio, certo. Facciamo una carrellata e diamo spazio a tutti. Abbiamo Umberto Coa. Ci racconti intanto il tuo lavoro mentre guardiamo le foto? Sì, allora questo mio lavoro si chiama Sutera e prende il nome appunto da questo paese dell'entroterra siciliano che nel 2016, deciso nel 2016 di avvicinarmi. Diciamo, io sono di Palermo, sono nato e cresciuto a Palermo e conoscevo poco le aree interne della Sicilia, poi col tempo mi sono reso conto che l'idea di esplorare, di raccontare la vita di un piccolo paese pressoché spopolato poteva essere anche diciamo un caso di studio interessante che rappresentasse anche quello che era lo stato di altre periferie d'Italia, di altre zone interne d'Italia. Quindi, diciamo così, nel 2016 questo è stato il mio progetto di tesi alla fine dei miei studi alla Fondazione Studio Marangoni di Firenze. Quindi, diciamo, mi sono calato in questa realtà per diverso tempo, portando avanti questo lavoro che oggi considero concluso e che però, diciamo, costituisce, potremmo dire, un primo capitolo di un work in progress più ampio sulla Sicilia, sull'entroterra siciliano. Io ti ho lasciato a Reggio Emilia con un lavoro invece più concettuale, no? Con una mostra, è un lavoro completamente diverso da questo. Assolutamente. È stato un salto, il tuo era un lavoro di ricerca di materiali, lo racconti brevissimamente, scusami. Sì, era un racconto di ricerca che nasceva, diciamo, da una domanda di base che io mi ponevo rispetto alle immagini, alla funzione che svolgono le immagini rispetto alla percezione che abbiamo della realtà. Era quindi un camouflage, potremmo dirlo, avevo ricostruito un archivio di un reporter engagé, di un attivista
appartenente a un'area insurrezionale, potremmo dire. Diciamo quelli che siamo abituati a chiamare Black Bloc, no? Sì, Black Bloc e poi Black Bloc, sì, esattamente. Quelli che, quindi diciamo, ricostruire un archivio, creare una testimonianza per ricostruire un viaggio attraverso quello appunto di un immaginario molto ambiguo, molto... Sì, poi c'erano, mi ricordo, più immagini in bianco e nero, materiale d'archivio, giusto? Sì, collage. E quindi tu sei passato a un linguaggio completamente diverso, no? Una fotografia rigorosa. Sì, diciamo allora che i due progetti sono nati insieme. Infatti io mi ricordo quest'ultimo periodo molto schizofrenico, l'ultimo anno dei miei studi in cui seguivo un po' uno e un po' l'altro, perché io ho sempre amato guardare la fotografia in maniera ampia. Per me la fotografia è uno strumento di conoscenza, prima di tutto, che è un mezzo quindi che io utilizzo per rapportarmi, per avvicinarmi a argomenti, temi che sento vicini. Quindi io mi sento rappresentato allo stesso modo da entrambi i lavori. Certo. È interessante, molto molto diversi, e in mezzo c'è stato il Canon Student Program, cioè Esattamente, in mezzo c'è stato il Canon Student Program al quale ho partecipato, appunto sono stato selezionato con questo portfolio e ho partecipato insieme a Jerome Sessini. Con questo che stiamo vedendo? Sì, questo che stiamo vedendo. Ah, ok. Un'esperienza appunto di molto intensa, sono stati 3 giorni di visite guidate, letture portfolio, in cui ho conosciuto anche Giacomo, con cui siamo ancora in contatto. Per cui tu questo l'avevi appena iniziato quando hai fatto il Canon Student Program e poi l'hai terminato, e insieme stavi facendo anche l'altro progetto completamente diverso, cioè super eclettico, Umberto. Esattamente, sì, stavo facendo esattamente così. Quindi adesso che cosa stai facendo? Adesso? Facciamo gli spoiler un po', sì. No, adesso sto scattando, sto facendo un po' di ricerca perché quest'estate, quando sarà possibile, dovevo iniziare un lavoro a 4 mani con la mia compagna, che è laureata in architettura, su alcuni esperimenti di municipalismo in Francia. Ah, interessante. Quindi, colore o bianco e nero? Colore, assolutamente. Certo. Assolutamente. Assolutamente. Perché assolutamente? Dimmi un po'. Non so, perché la vedo a colori questa storia. Ok, no, perché non avendo visto il lavoro, che tra l'altro adesso me la vado subito a vedere, che diceva Maisa, immagino che insomma puoi giunglare, se si dice in italiano, tra vari stili, immagino, no? In base alla storia che racconti, o ti senti deciso su... No, mi piace saltare da uno stile all'altro, mi piace appunto questa flessibilità, come anche cambiando semplicemente una macchina fotografica cambi l'approccio con la realtà, in cui cambiare una tecnica, cambiare il linguaggio porta me in quanto individuo a guardare le cose da una prospettiva diversa, ad avere un approccio diverso. Chiaramente lavorare in 35 mm o lavorare in grande formato, come ho fatto in questo lavoro in questo paese siciliano, porta a un'interazione completamente diversa con i soggetti, con il paesaggio, con il territorio che si può raccontare. Io vedo un'interazione con la materia nel tuo lavoro, poi l'altro non l'ho visto, però da quello che avete descritto, con un attaccamento alla materia molto, molto interessante, no? Tutto quello che è reale, materiale, no? un villaggio che si spopola, un archivio con dei pezzi di foto, di non so che cosa ci sia dentro. Volantini. È molto interessante. Questo lavoro, per quanto è quello che ci mostri, che io è l'unica cosa che vedo di te stasera, sono un po' frustrata. però mi piace. Però lo vedo finito, avrei bisogno di chiederti perché non lo continui, però poi non ne finiamo più. Dovremmo aprire una bottiglia di whisky per continuare. La pensiamo. Beh, c'è in quest'altro lavoro che ho visto tuo, che non mi aspettavo così, hai detto che lo farai con una tua compagna che è architetto? Sì. Infatti vedo, c'è una sensibilità anche in questo lavoro qua di Sutera, da fotografo
la fotografia di architettura, insomma. Ma per cui questo è il futuro lavoro, adesso che ormai abbiamo fatto lo spoiler, sulle esperienze di municipalismo in Francia, che penso molto interessante. Poi confermi il tuo interesse, diciamo, alle forme di aggregazione sociale o alle forme alternative di vita, direbbe qualcuno. È ripartito con i militanti engagé, vai sulle forme di municipalismo, comunque c'è una coerenza in questo. E anche lì farai ricerca d'archivio su questa cosa? Ancora non sappiamo, siamo ancora in fase di ricerca, sicuramente dipenderà poi da come si svilupperanno le relazioni sul posto con gli abitanti, dalle possibilità che avevamo. Ad esempio a Sutera ho avuto la possibilità, mi hanno dato una casa, perché là hanno queste case vuote. E quanto sei stato? Non saprei dirlo, diciamo sono stato a più riprese, all'inizio abitavo ancora a Firenze e avrò passato circa un anno lì tra... Ma è interessante. A Paspezzoni, quindi. E poi il lavoro non si è concluso là, nel senso che poi ho organizzato anche laboratori in paese con gli abitanti, insomma vorrei far evolvere questo lavoro verso un tipo di fotografia più partecipata. Perché è importante che le comunità si rappresentino da sole, giusto? Ah, cioè? No, dici. No, qua un po'... No, niente. Sono alla ricerca disperata di fondi, perché comunque bisogna pur mangiare, no? Quindi i progetti artistici sono belli. No, io avevo in mente di... ricreare delle scene di vita quotidiana all'interno di questo paese, utilizzando la messa in scena come mezzo di riprodimento fotografico, sostanzialmente, quindi ispirarmi un po' alla pittura anche vedutista, Bruegel, per creare, diciamo, in queste scene, in questi frame, delle situazioni di vita quotidiana che creassero un altro immaginario del paese dell'entroterra, potremmo dire. Molto interessante. Ci assicuri che continui questo lavoro. Dovrei iniziare un crowdfunding, cioè ero tornato, io ho abitato l'ultimo anno in Francia, ero tornato appunto per iniziare questo lavoro, ma per adesso è tutto bloccato, quindi si vedrà. Bocca al lupo. Senti, io faccio una piccola domandina per te che viene dal Q&A, che ti chiedo, no? Photo News Blog ti chiede cosa ha significato la selezione al Canon Student Program per il tuo essere fotografo, e questo ha cambiato qualcosa nella prospettiva di essere fotografo? Essere fotografo è tra virgolette, quindi penso sia sottolineato l'essere fotografo. Allora, diciamo che l'esperienza al Canon Student Program mi ha dato tanto sotto diversi punti di vista. Penso che sia un'occasione... Diciamo, io non credo nelle occasioni della vita, ma credo in tante piccole occasioni che aiutano poi a formarci come professionisti e ci aiutano a costruire un network, a incontrare anche altre persone, perché ritengo fondamentale appunto questo momento di scambio di vita a stretto contatto, perché comunque durante il Canon Student Program abbiamo passato 3 giorni tutti insieme a stretto contatto, diciamo alla fine era un po' come conoscersi da molto più tempo. Mi ricordo perfettamente un istante di quella lettura portfolio collettiva, direi che è stata un'esperienza fondamentale nella mia crescita come professionista, e consiglio di partecipare, perché appunto, cioè, sono occasioni che non bisogna far scappare, in certo senso. Bene, direi che andiamo avanti con le immagini, lasciamo spazio anche agli altri. Grazie Umberto. Grazie a voi. Michele Spatari, ci racconti? Buonasera. Sì, io sono Michele Spatari, vivo a Johannesburg ormai da un anno a questo punto, e anche grazie al Canon Student Program sono arrivato qua ad aprile scorso per le lezioni. Al Canon Student Program ho avuto modo di approfondire il rapporto con Marco Longari, che è il capo fotografo e l'editor per l'altro. Certo. Di AFP, che è Agence France Presse, e quindi poi da lì è iniziato un percorso che mi ha visto rimanere a Johannesburg dopo i primi 3 mesi, diciamo, di internship, diciamo, sì,
formazione. Queste sono alcune immagini della copertura di questi giorni. E il Sudafrica è in lockdown da un mese ormai, questa parte. All'inizio di maggio inizierà una nuova fase di riapertura graduale. Le tematiche rispetto, diciamo, a quello che si è visto in Italia, in Europa, nella crisi statunitense, ci sono alcuni aspetti tipici del Sudafrica che appunto si sono intersecati con quella che è la crisi globale, relativa alla crisi di salute globale. Quindi diciamo che questo lockdown e tutta la crisi relativa al Covid-19 ha impoverito tutta una fascia sociale che era già molto colpita, che gli abitanti delle inner city, quindi del centro città o delle township, degli informal settlements, e sono tutte quelle parti più deboli della società che sono state colpite ulteriormente dalle restrizioni imposte da questa emergenza medica. Ovviamente il paese, essendo bloccato, iniziano ad esserci problematiche di tipo alimentare, quindi proprio perché c'è tutta una fascia della popolazione che vive grazie a un'economia informale e con dei rapporti di vicinato molto precisi, e quindi nelle township e diciamo negli informal settlement è difficile che ci sia quel distanziamento sociale certo. Che serve poi, diciamo, per regolare l'espansione del Covid-19. E questo porta anche a un'altra tematica che è specifica del Sudafrica, che è quella repressiva, ossia la polizia e l'esercito applicano specialmente in queste aree delle città e del paese delle politiche repressive rispetto a chi esce di casa, rispetto a chi cerca comunque lo stesso di lavorare per i servizi non essenziali, e che porta comunque a un accrescimento della tensione sociale e che ci porta in questo momento a essere in un periodo di attesa. Stiamo cercando di capire cosa succederà nei prossimi mesi. Il picco è atteso per settembre, quindi da qui a settembre sarà un test importante per il paese. Tu, tra l'altro, hai vinto il premio Canon Giovani Fotografi, no? Col lavoro che mi ricordo tuo, sempre la tua sensibilità per il sociale, direi, riconosco qui, e nel lavoro tuo che mi ricordo sui bagni pubblici a Torino e sull'emergenza abitativa, giusto? Vero? Sì, giusto. Però bianco e nero era. Sì. Sì, tra l'altro poi appunto come Giacomo io prima ho avuto il piacere di vincere il Canon Giovani Fotografi per un progetto multimediale che poi ho portato appunto a Perpignan, e da lì poi è nata anche una serie fotografica che adesso è stata in mostra a Bruxelles, doveva essere in mostra ad Hannover quest'estate, ma sarà ovviamente digitale come un po' tutto quello che seguirà da qua ai prossimi mesi. Però sì, quello è un lavoro che è nato 2 anni fa sull'emergenza abitativa torinese, e che poi in realtà è un po' lo specchio di quello che è l'emergenza abitativa in Italia, che è un tema molto difficile da trattare. Molto delicato. Ho pensato che una storia singola come quella dei bagni pubblici torinesi, che sono un'eccezionalità rispetto al panorama italiano, però raccontava bene quello che stava succedendo nel paese. E quindi all'interno dei bagni pubblici, in questo spazio che è al limitare tra il pubblico e il privato, perché comunque si tratta di farsi una doccia in uno spazio pubblico, quindi un momento molto, molto privato, molto personale, all'interno di uno spazio aperto a tutti, e racconta un po' tutte quelle difficoltà relative alla casa che ci sono nel nostro paese adesso, e che sicuramente adesso che si riaprirà un po' il paese dopo questa emergenza di 2 mesi riemergeranno ancora più prepotentemente, perché comunque l'emergenza abitativa è legata alla crisi economica, è legata alla crisi lavorativa e a tutta una serie di altri fattori che il nostro paese sta... era già in recessione, non andrà molto meglio tra poco, immagino. Grazie Maisa, perché grazie a te riesco un po' a conoscere meglio
i partecipanti e quindi mi aiuta un po' a capire un po' di più come lavori, Michele, e ti sto scoprendo. E immagino che tu vivi a Johannesburg e ci sarai per un po', immagino. Sì, sì, io mi sono trasferito qua un anno fa e insomma non ho nessuna previsione di andarmene, quindi... Mi hai fatto... Cioè, è molto interessante l'approccio che hai avuto con i bagni pubblici nel nostro paese e quello che stai documentando adesso a Johannesburg, che è una grande storia, una grande crisi che tocca tantissimi aspetti della vita quotidiana e anche della vita intangibile. E mi chiedevo come pensavi costruire quello che sta succedendo adesso a Johannesburg, forse trovare un angolo come hai fatto qui, come hai fatto in Italia, o continuare a seguire un po' quello che succede a fur et à mesure, o... Ma guarda, sinceramente quello... Io continuo a lavorare per AFP perché è una grande opportunità e comunque mi permette di crescere molto a livello fotografico, a livello personale, di seguire comunque cosa succede ogni giorno, di stare nel, diciamo, nel loop delle news. Ma al tempo stesso sto cercando di sviluppare una narrazione un po' più lunga e anche un po' più, come dire... specifica su un tema più specifico. Ancora non, sono molto onesto, sono in alto mare, sono un po' overwhelmed da tutto quello che sta succedendo, dalla copertura giornaliera per l'agenzia, non sappiamo cosa succederà obiettivamente, quindi anche fare delle previsioni sul mio lavoro personale mi è difficile in questo momento, anche come ricerca fotografica. Però rispetto anche a quello che diceva Umberto, io sono lavorato in architettura e quindi l'aspetto architettonico urbano rientra sempre nei miei lavori in qualche modo, e anche in questo caso, ricollegandomi a quello che dicevo prima sulle township e sugli informal settlement, ci sono degli aspetti urbani e di vita proprio del costruito, del modellare il proprio spazio vissuto, che sono molto interessanti e che nel lockdown stanno emergendo, anche per una questione che per assurdo è più facile andare e entrare a documentare questi spazi in questo momento, perché il Sudafrica ha un problema di criminalità molto, molto difficile, cioè è un paese con una criminalità molto alta. Sì, mi aggancio subito, scusa, prendo la palla. Chiedono se ti sei mosso con un fixer, come giravi di notte? E, No. No, fino in questo momento non ci stiamo muovendo con i fixer. Quello che succede è che si va in giro in due o tre colleghi, e normalmente io mi muovo spesso e volentieri appunto con Marco Longari, che è il mio editor, capo fotografo, con una collega video che si chiama Fernanda Pesce Blaskets. Di notte si cerca di trovare le pattuglie della polizia e dell'esercito, molto semplicemente. E di giorno invece si tasta un po' la situazione, si arriva dove magari succede qualcosa, quindi alcune foto sono delle distribuzioni di prodotti alimentari nella Inner City, nel CBD di Johannesburg, e si cerca un po' di capire com'è, che tensione sociale c'è in quel momento, si cerca di parlare con chi vive lì, e normalmente in Sudafrica c'è una certa cultura del giornalismo, dell'immagine, quindi le persone... press card. Sei registrato? Io sono. Ci vogliono tutta una serie di documenti per uscire nel lockdown, come in Italia, d'altronde. Io sono nella Foreign Correspondent Association e quindi abbiamo tutti i permessi per poter uscire e girare. Però, per esempio, in posti come Alexandra, che è una township storica di Johannesburg, ci stiamo iniziando a muovere con persone che vivono lì, che non sono veri e propri fixer, sono community leader, sono per esempio c'è questo ragazzo che abbiamo conosciuto in questa settimana che vuole studiare giornalismo e che quindi insomma ci aiutiamo un po' a vicenda. Però sì, alcune volte, specialmente in Sudafrica, si fa uso dei fixer, che è una parola che è un po' così, un po' generica, che vuol dire poco, però... Però sono fondamentali, no? Sì, assolutamente, beh sì, certo. E affidano la vita. Sì.
Sono molto quasi gelosa che sei in contatto quotidiano con Marco Longari, che è uno dei grandi fotografi, anche maestri. Assolutamente. E tu hai fatto il programma Matera con lui, l'hai conosciuto a Matera Capital of Culture. Ma io Marco in realtà l'ho conosciuto prima, e come lui può testimoniare sono anni che lo assillo per poter lavorare per lui praticamente. No, un giorno quando ancora studiavo architettura gli ho mandato una mail, lui è così disponibile che mi ha chiamato e ci siamo fatti una lunga conversazione, e da quel momento in poi ci sono state varie occasioni per conoscersi. Io ho fatto l'Istituto Superiore di Fotografia dove lui insegna. Poi c'è stato Matera, Perpignan e altre varie occasioni, per cui diciamo il rapporto si è sviluppato un po' nel tempo. Ok. Va bene, grazie Michele. Grazie. Grazie mille, bravo. Andiamo avanti. Grazie. Con le fotografie. Sì. Camilla Ferrari. Eravamo insieme a Perpignan per il Canon Studio. Infatti, ciao a tutti, intanto ciao, grazie Camilla. A Canon e New World Camera per aver organizzato questo incontro. Sono molto felice di rivedere facce conosciute e conoscere persone di cui avevo solo visto il lavoro, sentito nominare. E sì, Maisa, come hai detto tu, io e te abbiamo fatto insieme l'esperienza di Visa, e Maisa era la mia mentor durante tutto il workshop. E tra l'altro mi ricollego subito a questa cosa che avrei comunque citato dopo, perché la conversazione che abbiamo avuto noi due durante la lettura portfolio, mi ricordo, fu una conversazione molto intensa, non so se te la ricordi anche tu. Certo, ma... che me la ricordo. fu una conversazione molto hardcore, in cui tu mi dicesti che secondo te c'era una parte di me che in qualche modo voleva andare verso il video anche, oltre che una sì. parte fotografica. E mi fa sorridere perché effettivamente quello che poi è successo. Meno male, perché io ho sempre paura, no? Poi di... No, ma infatti stavo aspettando di dirtelo così, in diretta. Perché ed è tra l'altro parte delle fotografie e video che presento oggi, sono tre progetti che un po' rappresentano uh-huh. questo cambiamento, no? C'è un progetto che è questo, che qui, bello. Aquarium. Che è un progetto personale che ho realizzato a Pechino nel 2017-18 ed è una rappresentazione visiva di un attacco di panico che io ho avuto a Pechino il primo giorno che sono arrivata nella città, dove non ero mai stata e dove sono stata per 2 settimane pressoché da sola, nel senso che senza parlare la lingua, nel senso che mia sorella viveva a Pechino, ma da architetta aveva degli orari allucinanti, quindi sostanzialmente passavo le mie giornate a camminare in giro per la città e cercare di capire che cosa volesse dire per me essere lì e sentirmi rifiutata e rifiutare una città allo stesso tempo, questa sensazione. Infatti un po' hai accostato foto e video, vedo, nella tua presentazione. Esatto. E questo invece è il secondo progetto, che tra l'altro è stato protagonista dello screening di Canon a Visa pour l'Image l'anno scorso, ed è un progetto che parla di questo piccolo villaggio che si chiama Civita di Bagnoregio, dove abitano soltanto 6 persone e che però è un paese estremamente bombardato dal turismo, quindi decine di migliaia di turisti visitano il paesino anche quotidianamente. Ad esempio a Pasqua dell'anno scorso, durante il weekend, sono arrivate più di 40.000 persone, e io stessa ero una turista la prima volta che sono andata, mi ricordo nel 2015, e ho visto questa scena di questo uomo che fotografava quello che poi ho scoperto chiamarsi Felice, che potava il suo melo, e dentro di me si è creata una sorta di strappo, no? C'era come essere una sorta di zoo umano, no? Dove le persone girano nei cortili degli altri a fotografarli. E quindi ho deciso che sarei tornata per raccontare la loro storia, e quindi da qua è venuto fuori questo progetto. E il terzo progetto che ho deciso di presentare è un po' il punto, diciamo che è un po' l'evoluzione a cui sono arrivata adesso e da cui voglio ripartire poi nei prossimi anni, nel senso che è un progetto che ho fatto, un assignment per il National Geographic, ed è stata la prima volta in cui ho deciso di combinare immagini e video in dittici. Ed è un progetto che fa parte del progetto più grande che si chiama Auto, Video and Walk, che è questa camminata che il giornalista Paul Salopek ha intrapreso dall'Etiopia al Sud America e che ha iniziato 5 anni fa, mi pare. No,
7 anni fa, nel 2013, siamo nel 2020, e quando noi lo abbiamo seguito, io e il fotografo John Stenmeier, lui era in India. E quindi appunto ho realizzato questo progetto per loro, e tra l'altro parte della ragione per cui sono arrivata in contatto con National Geographic è stato il workshop a Visa, perché in quell'occasione ho avuto modo di presentarmi a Sara Lynn, che ai tempi era ancora la direttrice della fotografia, e come ha detto prima Umberto, no, sono una serie di occasioni, una serie di tasselli che ti permettono poi di creare un puzzle più completo. E quindi dopo Visa ho avuto l'occasione di rivedere sia lei che Molly Roberts alle The Adams Workshop, e adesso sono molto contenta perché comunque collaboriamo abbastanza spesso, e anche nel progetto che menzionavi prima dei Quarantine Diaries che stanno facendo sia National Geographic che Magnum insieme. E quindi questo. Adesso vediamo, nel senso che durante la quarantena io ho deciso di rimanere a casa, e in modo strano ma abbastanza naturale in realtà ho continuato a fotografare, perché parte del mio lavoro è sempre stato legato alla mia vita quotidiana, e come interesse mi sono sempre interessata alla vita quotidiana in generale, e quindi a come in realtà tantissimi aspetti della vita di tutti i giorni, che vengono considerati molto banali, in realtà rivelano aspetti molto interessanti di noi come esseri umani, no? E della nostra emotività e della nostra percezione di noi stessi e del luogo che ci circonda. E quindi ho fatto per questo magazine un lavoro su cosa vuol dire essere in quarantena, considerato però il presupposto che vengo da una posizione parecchio privilegiata, no? Soprattutto parlando dopo che ha parlato Michele, voglio dire, la mia situazione, ho una casa innanzitutto e posso permettermi di fare questo tipo di lavoro perché ho la fortuna di poterlo fare, no? Quindi il famoso concetto di privilegio che in questo momento di quarantena, tra l'altro, ci rendiamo parecchio conto tutti, sì. E quindi cercando comunque di mantenere la realtà, no? un occhio lucido sulla situazione, ho cercato però di dare una mia interpretazione di questo momento che, come anche altri ragazzi hanno detto stasera, è un momento di fermata forzata, no? Certo. Vedo che è arrivata una domanda per te, tra l'altro scusate... Vedo anonimo, vabbè, non è importante, però la domanda mi pare interessante rispetto al tuo lavoro. Dice, hai sentito la necessità di raccontare Pechino attraverso le immagini dopo aver avuto l'attacco di panico di cui parli, giusto? Sì. Ti è servito per ristabilire un equilibrio con la città? Cioè in qualche cosa è stato curativo in qualche modo il tuo approccio? Assolutamente sì, nel senso che inizialmente io ho pensato che questo attacco di panico fosse dovuto a una sorta di clash culturale, visivo, tra quello che ero abituata a vedere nella mia vita quotidiana e un paese così diverso dal luogo da cui io provengo. Di fatto quell'attacco di panico è stato un build up di tantissimi altri avvenimenti della mia vita, e l'unico modo che io avevo per poter uscire di casa era fotografando e girando video. Mi ricordo che cercavo qualunque escamotage per non uscire di casa. Quindi ad esempio cercavo di svegliarmi tardi in modo che il fuso orario fosse lo stesso rispetto a quello italiano, e quindi passare meno ore possibile da sola, no? In un certo senso, e per poi cercare piano piano di uscire. Sono arrivata a camminare 25 km al giorno, anche cercando un po' di ricostruire un immaginario che a me fosse familiare in un luogo che però per me non era per niente familiare, no? E la cosa paradossale è che dopo aver fatto questo lavoro sono tornata a Pechino un'altra volta un anno dopo, per capire se qualcosa fosse cambiato, perché durante l'anno trascorso era come se mi mancasse casa. Come se ti ha accolto Pechino, no? Come? Come se alla fine poi ti ha accolto e è diventata casa tua. Esatto, sì, sì. E infatti la seconda volta che sono andata, a parte i primi due giorni di totale disorientamento in cui mi sembrava di essere tornata indietro di un anno, anche il modo in cui ho approcciato visivamente, no, il lavoro è stato molto diverso. Cioè il primo anno era molto più photo based, il secondo anno ho girato molto di più video, e secondo me questa distinzione deriva un po' dal fatto che la fotografia mi permetteva di mettere in un frame e riordinare, certo, cose, invece il video era più un aspetto meditativo di quello che stavo vedendo e che in quel momento riuscivo a percepire, mentre la volta precedente forse non era così. E senti, pensi che nel futuro andrai avanti in questo modo ibrido? Per esempio accostando immagini a video, mischiando i linguaggi?
Assolutamente sì, nel senso che, e tra l'altro col video verticale, ho girato ovviamente anche video in orizzontale, però la verticalità del video mi interessa tantissimo, quindi è una cosa che vorrei andare avanti ad esplorare, perché ha questo aspetto molto intimo, no? Che il fatto che il verticale per noi sia istantaneamente connesso ai social media, all'uso del telefono, che è una cosa molto personale, quasi segreta, no? A volte, mi interessa molto. Però sicuramente sì. Adesso avevo in mente di iniziare di una ricerca su un lavoro che vorrei fare sulla spiritualità e la scienza, però in questo momento di quarantena devo dirvi che mi sono un attimo sono incagliata. Volevo un po' lanciare una provocazione, vedo un po' un collegamento tra quello che hai vissuto a Pechino e quello che sta succedendo adesso, un collegamento, che sia il contrario, che sia la stessa cosa, poi dipende da te in questo momento. Però credo che sia interessante, no? Il fatto che poi sei tornata a Pechino e hai sviluppato il video e tutto quanto. Adesso sei a casa, non so se hai mai fotografato dove sei tu, dove sei nata, insomma tutte queste cose così. Però il fatto che adesso ci deve ritornare, no? E che sì, magari se questa cosa tra quello che hai vissuto, non credo, non dico di un attacco di panico, però, no? Cioè questa cosa visuale, questo rapporto visuale che hai avuto con Pechino. Dici che può essere una spinta adesso per cercare di esplorare altre vie? Assolutamente sì. Nel senso che, come vi dicevo prima, in questo periodo ho continuato a fotografare. Sto fotografando più che filmando, il che mi sembra molto strano, però sta succedendo così, e sto facendo delle sperimentazioni anche sonore, appunto sono ancora tutti esperimenti, sto cercando di liberarmi un po' da tanti schemi che mi sono sempre messa dal punto di vista creativo e anche giocare, proprio giocare letteralmente, no? Cioè approfittare di questo momento per sperimentare. Ho acquistato un microscopio poco prima della pandemia, e si sta rivelando uno strumento che mi interessa tantissimo per molti motivi, quindi sto fotografando con questo microscopio e sto cercando di approfittare di questo momento creativamente, senza però mettermi troppe pressioni allo stesso tempo, perché è un dibattito che ho visto molto e che condivido anche, il fatto che in un momento in cui ci si sta fermando così tanto dal punto di vista temporale sembra quasi che ci sia un'accelerazione forzata dal punto di vista produttivo, no? Creativo, dici? Sì, esatto, cioè che ho letto molti fotografi, molti articoli che si lamentano del fatto che si sentono quasi forzati a creare contenuti in questo momento, che non è il mio caso, però voglio stare attenta anche a capire se sto creando qualcosa di forzato o meno, perché non credo che ci sia bisogno di qualcosa di forzato in questo momento, ecco. La cosa interessante di questo momento, grazie di parlarne, è un po' la linea, no? che c'è sempre stata un po' nel mercato poi di immagine o di qualunque cosa, tra la produzione e quello che è necessario poi, no? Che esatto. Poi, fortunatamente c'è qui Maisa, che è uno dei pochi magazine al mondo che insomma le scelte sono selezionate, no? Ogni cosa che è pubblicata, Maisa, almeno quello che leggo io, poi non so cosa succede in redazione, però una cosa è quella, e senza far virgolette varie, no? E quello che sto vedendo con i fotografi di Magnum in questo momento, che abbiamo cominciato in un modo abbastanza spontaneo, no? Internamente, prima che quando l'Italia ha cominciato il lockdown. abbiamo cominciato una discussione con tutti i fotografi dicendo: guardate, questa sta diventando mondiale, parliamone, e hanno cominciato a mandarsi foto l'uno con l'altro, no? in un modo si chiudeva, che ne so, si chiudeva l'India, si chiudeva la Francia, si chiudeva la Spagna, e tutti mandavano un po' internamente un diario. E poi chiaramente l'agenzia italiana ha fatto: scusate, sono foto, mettiamole online. E è proprio stata questa domanda, no? Dicendo: ma sì, ma che gli frega al mondo del nostro diario intimo? A che cosa serve? E quindi questa linea, in realtà, che oggi finalmente la questioniamo, se è italiano, cioè ci poniamo la domanda: serve o no? La risposta non lo so, e spero che non l'avremo mai, perché... questa domanda che tu hai fatto, perché sentirmi in pressione di produrre proprio oggi, in cui finalmente ci fermiamo, in cui solamente le cose necessarie sono
Non so, Maisa, che cosa ne pensi? Perché io sono la parte produzione e tu sei della parte. No, io ho trovato molto interessante. Poi andiamo avanti, che il tempo stringe, però ho trovato molto interessante questo. Allora, da un lato, appunto, l'angoscia di continuare a produrre, ma soprattutto ho trovato molto interessante lo spostamento dello sguardo verso l'interno dei fotografi, no? Molto, molto interessante. Allora, da un lato, la faccio breve perché sennò davvero non abbiamo tempo, da un lato c'è il rischio di raccontare solo una bolla privilegiata, questa è una realtà, ma comunque, purtroppo, però poi abbiamo i fotografi come Michele Spatari che, buon per lui o purtroppo per lui, mi tocca raccontare l'altra pandemia, ne abbiamo fatto una copertina su questo, no? Sulla pandemia dei paesi non privilegiati come i nostri. Comunque è importante che la fotografia continui a raccontare chi privilegiato non è chi resta indietro, ma è interessante anche lo sguardo rivolto all'interno dei fotografi. Io invece sto apprezzando molto i diari della quarantena in generale. No, ma io non volevo il mio discorso non era inteso a dire che non sono necessarie, anche perché sono io la prima che lo sta facendo, quindi non sto dicendo che non è necessario. No, è giusto, penso chiederselo, che... io trovo fondamentale chiederselo. Esatto. È interessante secondo me il discorso, perché appunto vedere un fotografo come Michele che in modo sincero, penso, Michele, poi ci dici tu, però è una questione di farsi la domanda, no? Cioè dirsi che fotografo sono io adesso? Sono il fotografo che decide di uscire e raccontare quello che succede fuori? Sono il fotografo che decide di fare un passo indietro? Sono il fotografo che decide di raccontare se stesso e la propria vita, no? Cioè era la questione di farsi la domanda. Secondo me è fondamentale, una domanda che dobbiamo porci tutti, soprattutto voi che producete le immagini, e mi sembra che le risposte che stiano arrivando poi siano diversissime, appunto. Cioè, esatto, sì, sì. Quindi sì, va sì. Bene così. Io, scusate, devo fare quella che guarda l'ora, sì. E purtroppo andare avanti, anche se sarebbe, ovviamente in questo momento ci viene una gran voglia di affrontare questo argomento, no? Di come possiamo lavorare e in che modo guardiamo, produciamo immagini o selezioniamo immagini nel momento del lockdown. Ci vorrebbe un panel a parte. E lo possiamo organizzare. Sì, ecco appunto. Però invece diamo il benvenuto alle fotografie di Mari Caramunno. Ciao a tutti, grazie e ringrazio grazie a te. E New World Camera per avermi dato comunque questa opportunità di poter parlare dei miei progetti. Io sostanzialmente ho iniziato, ho fatto un riassunto un po' di quello che è stato il mio percorso, perché ho iniziato con delle fotografie di paesaggio fondamentalmente per raccontare un po' la mia esperienza in Estonia, ho vissuto lì per studio per 6 mesi, e ne ho voluto fare un piccolo progetto fotografico che ho presentato durante le admission per il Canon Student Program. Poi in quel periodo ho iniziato a lavorare più su quello che volevo realmente fare, che era quello di raccontare anche il mondo dell'equitazione, che è la prima domanda che mi sono fatta: cos'è quella cosa che più mi interessa al momento oggi? Per capire poi, andando avanti, cosa volevo raccontare. E ho cominciato facendo questo progetto, l'ho chiamato Relationship, che ha come scopo quello di raccontare un po' quella relazione che vi è tra il cavallo e il cavaliere. È un po' al di fuori quello che fa sostanzialmente il fotogiornalista, che racconta quello che succede intorno, è un po' più introspettivo il lavoro, però Visa per l'image mi ha dato l'opportunità e la possibilità di comprendere altri tipi di punti di vista, che mi hanno portato poi a conoscere Elena e Carlo, che sono due ragazzi che hanno praticamente attraversato tutta l'Europa a piedi insieme a due asini, dalla Toscana alla Svezia e viceversa. E mi ha incuriosito moltissimo la loro storia, proprio perché in un certo senso loro si erano già fermati. Se oggi ci troviamo in questa situazione, diciamo, di stallo, dove siamo costretti a stare dentro casa, loro in realtà sì, sono fermi, però sono fermi da tempo, proprio perché hanno deciso di andare contro questa società che andava in continuo movimento e si muoveva costantemente in maniera talmente veloce, e hanno fatto questa scelta di vita, di camminare insieme ai propri due asini, che sostanzialmente ho conosciuto qui in Puglia, e ho voluto raccontare un po' la loro storia, quello che è stato un po' il loro viaggio e quello che oggi stanno facendo. Quindi il mio obiettivo era quello appunto di provare di pubblicare questo loro racconto all'interno di una rivista, e ho avuto questa opportunità in una rivista di settore. E
E niente, diciamo, un po' la loro storia mi ha portato, mi ha dato la possibilità di approfondire il genere un po' della documentazione. E Visa mi ha dato l'opportunità proprio di conoscere questo tipo di, questi tipi di lavori, questo mettersi in gioco soprattutto e avere l'opportunità di conoscere tantissima gente e di entrare in contatto con loro e quindi avere la possibilità di proporre dei lavori anche durante uno scambio di punti di vista che ti fanno tanto crescere ed evolvere anche nel modo in cui guardi, nel modo di vivere in generale. Marika, e adesso tu stai andando avanti con questo lavoro o ti passi ad altro? E adesso sono ferma perché appunto non potendo andare da loro, diciamo, vorrei continuare con questo racconto di Elena e Carlo. Vuoi continuare con loro? Continui a seguirli. Vorrei continuare, in realtà sto lavorando anche con un video, quindi sto pensando di creare su di loro anche uno short doc che possa raccontare un interessante. Po' il loro cammino. Sì, perché diciamo ho scoperto anche la parte del video, mi sono resa conto come in entrambe fotografie e video ormai sono diventati fondamentali e se vogliamo si possono interconnettere, anche un po' anche il lavoro di Camilla fa proprio questo, in connettere due mezzi che sono il video e la fotografia, che poi si parla comunque sempre di immagini, di racconti tramite l'immagine. Scusami Marika, in questa selezione che hai messo, che vediamo qui, ci sono cioè, l'inizio del lavoro che hai presentato a Visa più il seguito o è tutto? In realtà io ho riassunto tutto in tre, ci sono tre lavori, perché non sapevo bene cosa se devo presentarne solo uno o diversi, quindi il primo è quello paesaggistico, che ho, il primo è rispetto al lavoro dell'equitazione, quindi il rapporto tra essere umano e cavallo, questo qui. E le prime tre foto, gli altri due raccontano un po' il progetto Calm, il mio diciamo rapporto un po' quello che da qui, il mio lavoro in Estonia, che ho raccontato un po' il paesaggio e un po' quello che sono state le mie sensazioni che ho provato diciamo in quei posti dove ho visto questa calma apparente, che è veramente apparente quando in realtà è un popolo in movimento e soprattutto molto avanti da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista anche umano. Scusa di interromperti perché sennò poi la domanda mi scappa dalla capoccia. E pensi continui, perché loro vanno, ripartiranno questa coppia, dove sei? Riparte, cioè rifanno il cammino ancora, perché poi sì, adesso c'è l'equitazione che c'è dentro il tuo lavoro, ci sta, anche in questa coppia. Ci sono i paesi nordici, perché sono arrivati fino in Svezia, mi hai detto, no? Com'è? Lei è svedese, sì. Dove? È svedese, di Göteborg. E se hai fatto tutte e due, cioè tutti gli altri due capitoli che poi ci presenti, in realtà, cioè sei tu, nel senso che loro, mi sembra che questa coppia qui racchiude un po' tutto quello che hai fatto fino prima di incontrarli, il rapporto con la natura, il rapporto con gli animali, e quello che il rischio che vedo, poi Maisa dimmi se vado troppo lontano, il rischio che vedo non separare le cose tra la ricerca del documentario, del video, del raccontare una storia, non la separare poi da quello che hai fatto prima, da quello che hai ricercato prima, perché la foto con la prima foto della mano. La mano sul cassetto, sì. Quella secondo, cioè io l'avevo scambiata per la foto per un asino. Scusate. Anch'io pensavo. No, io la stessa cosa, pensavo che facesse parte di quel lavoro, certo, prima che lei ci spiegasse. Per cui infatti, sì, no, non separare, ha ragione Giulietta. Cioè, è tutto insieme, insomma, non è. È bellissimo, è importantissimo avere lo stimolo in più, però non dimenticare insomma, il punto di partenza, quello non dimenticare, non ti dico mai perché ognuno fa come gli pare, però... Sì, no, cioè, non ho capito cosa intendi. Cioè... Nel senso che vedo una differenza tra quello che questa storia di questa coppia vuoi raccontare, quindi uno stile un po' più documentarista o
dire storytelling, tra virgolette. Sì, sì. E sento un po', magari mi sbaglio, un tralascio di quello che hai portato prima, quindi una ricerca un po' più visuale, una ricerca un po' Sì, sì, sono d'accordo, Giulietta, dice, è vero, c'è una coerenza visiva e narrativa questi sono tre lavori, no? Giusto? Estonia, il lavoro sull'equitazione e il lavoro sulla coppia svedese? Sono proprio svedesi. No, lui è toscano. Ah, ok, esatto, va bene. Però è vero che esiste, cioè, ha ragione Giulietta, c'è il rapporto tra l'uomo e il cavallo e la natura, e c'è una coerenza visiva, ed è vero, non perdere per un desiderio magari giusto, no, di racconto coerente, documentaristico, lei dice, ha paura che tu ti allontani da un linguaggio invece magari meno attinente al reale, ma che ti appartiene di più, no? Giusto, Giulietta? Sì, esatto, puramente visuale. È vero, perché è molto, molto invece interessante dal punto di vista visuale, perché si vede che, come ha detto Giulietta prima, sei tu, c'è molto di te, anche in questa Estonia, questo paesaggio che sto vedendo, anche qui sei riuscita a cogliere, c'è una coerenza visiva. Quindi ecco, solo quello. No, sì, diciamo che ci sto ancora lavorando, sono ancora all'inizio, quindi comunque è in fase appunto di lavoro. Quello che semplicemente era per dire, come Visa for l'Image mi ha dato la possibilità di aprire comunque degli orizzonti, di poter confrontare Bellissimo. Con altre persone e quindi altri punti di vista che magari posso sperimentare, possono non appartenere alla mia persona, però credo che mi possano dare la possibilità di conoscere e di avere diverse altre opportunità. Ah, assolutamente. Io non so cosa ne... Facciamo un po' un punto con gli altri, Maisa, ti va? Aspetta, vediamo prima forse, non so, decidiamo, dobbiamo vedere ancora... Le Dove foto, per presentare le foto di Alice, direi, Pastorelli. Scusami Alice. No, perché ho paura di perdere pezzi e non voglio, ho il terrore che non lasciamo lo spazio giusto a tutti, scusate. Sono troppo... No, la maestra. No, ho paura di non far parlare tutti. Alice Pastorelli, grazie e benvenuta, ci racconti? Sì, grazie a voi per l'invito, è stata... una grande gioia riceverlo, proprio perché Diva, che è il titolo del progetto che sta scorrendo adesso, Diva e il sottotitolo è Nessuno ha il diritto di essere se stessa, nasce con la volontà di raccontarlo e poterlo condividere con più occhi diversi possibili, non voglio dire migliori o peggiori, voglio soltanto dire diversi. È arrivato a Visa Perpignan, per l'immagine a Perpignan, scusate, grazie alla partecipazione che io avevo fatto con un master di fotografia documentare a Spazio Labo a Bologna, curato da Davide Monteleone, al quale io ero arrivata con l'inizio di Diva, quindi è iniziato nel maggio del 2018, e che però è fin da subito stato come un aprire un vaso di Pandora, perché ho cominciato a fotografare, avevo 15 anni, questo vaso si è riempito per 10 anni, dopo 10 anni sono riuscita a farlo emergere, e una volta arrivata al master è stato un flusso da cui insomma sono stata inondata io stessa. Davide, diciamo, è stato bravo a prenderlo e a dargli una forma, senza mai mettere estremi argini. E di che cosa parla Diva? Diva è il primo ragazzo che avete visto nella prima foto, ovvero la storia di Francesco. Francesco è un ragazzo queer della mia stessa età, quindi ormai si parla di 27 anni, nella cittadina da dove vengo io, che è Sesto Fiorentino, quindi se già la realtà di Firenze è una realtà molto provinciale, è difficile per tanti punti di vista, una realtà come quella può essere Sesto, lo è doppiamente.
Io l'avevo sempre visto camminare per le strade di Sesto con un determinato coraggio che mi aveva sempre colpito, perché oltre ad essere un ragazzo queer, è un ragazzo che aveva seri problemi di obesità, perché aveva più di 150 kg rispetto a quello che voi vedete adesso. Quindi era una presenza importante, diciamo, per queste strade, non era una presenza nascosta né ostentata, quindi mi creava stima. Ci è voluto quasi 4 anni per trovare il coraggio di chiedergli di poter raccontare questo coraggio, scusate il gioco di parole. Io e Francesco eravamo amici, abbiamo fatto le elementari e le medie insieme, e poi ci siamo persi per altri 10 anni, quindi non era di facile approccio, ecco, come cosa, anche perché non mi sarebbe piaciuto poterlo entrare a casa di qualcuno e raccontare la storia di qualcuno, almeno per il mio modestissimo parere era uno degli obiettivi più grandi a cui fotograficamente parlando potevo anche solo sognare, perché non c'è niente di più privato e più prezioso della propria privacy, a mio modesto modo di pensare. E Francesco ha capito questa purezza di intenti, che non era una volontà di giudizio né di sviscerare la sua vita, e mi ha aperto le porte. Abbiamo ricominciato a collegarci tramite prima tutta una serie di, in realtà le voglio chiamare sedute, che lui scherzosamente mi chiamava un po' la psicologa, perché è la mia, dove piano piano mi raccontava tutti i suoi passaggi, e sono venuti fuori, appunto, a parte questo legame che ha strettissimo con la sorella, col quale hanno fondato questo gruppo che si chiama Glitter Diamond, e Diva, il loro primo singolo, una forte presenza di fondamentalismo cattolico all'interno della famiglia, la presenza di esorcismi, la presenza del diaconato da parte del padre, in tutto questo la capacità di esprimere questa personalità con i pro e con i contro, perché nella foto che voi vedete dove lui si copre il volto intorno al verde, questa è la piazza di Sesto Fiorentino in una domenica mattina, questa qui, esatto, l'abbiamo fatta dopo che lui mi aveva chiamato un'oretta prima, mi aveva detto: guarda, lì possiamo vederci, vorrei che mi fotografassi, perché ero a lavorare, hanno un negozio di fotografia in famiglia, e un cliente entrando gli ha detto, lui era vestito così a lavorare, gli ha detto, ma no, insomma, cioè, se ci fosse stato Hitler a questo, tu non saresti qui, insomma, saresti a fare il sapone per terra. Lui ha un negozio di fotografia? O sì, la famiglia ha un negozio di fotografia e lui lavora anche lì dentro. E lo stai è un lavoro che chiaramente stai continuando? No, è finito, l'ho voluto finire dopo un anno, a conclusione del master, perché è stato molto 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 intenso, sono stato un anno insieme. Quando dico siamo, perché sono stata sì, certo, capsulata dentro la famiglia, scusate il gergo, che è una famiglia impegnativa, ecco, sicuramente. Quindi dopo la fine del master l'ho concluso, è stato selezionato come best portfolio al Photolux, e quindi insomma grazie a questo poi sono andata a Canon ed è andato in Città del Messico a novembre, ma con la volontà insomma di poter raccontare, di poter dare un esempio di quotidiano coraggio il più possibile, insomma. Però sei stata brava a mettere poi il punto di fine, non so, mai. Sì, esatto, infatti, cioè, hai sentito il bisogno di mettere di distanza e di concludere, perché poi si può venire facilmente risucchiati. Bravissimo. O non capire quando è concluso. Perché la storia di una vita, quando la ritieni conclusa alla fine, no? Cioè, non... Poi un anno insieme. Hai detto una frase interessante che diciamo sempre con alcuni fotografi di Magnum, che poi è un po' quello che si fa, no? I fotografi fanno un po' gli psicologi, ognuno a modo suo, magari psicopolitica, psicosociale, psicoeconomico, psico... De Jean.
realtà è fondamentale, però il limite non si trova mai. Quindi sì, sei stata brava a tirartene fuori, poi insomma, sicuramente tornerai indietro, ma... ho fatto, insomma, si fece un bel patto con Davide, quindi insomma, bene, io ti seguo, ma voglio che tu sia ben chiara sul fatto che devi essere pronta a lasciarla andare quando è il momento. E, non ho timore, siccome per me l'esperienza del visa è stata, come dicevano giustamente prima gli altri autori, importante, perché penso che il nostro lavoro non c'è una formula, ma sono tantissimi pezzi che si vanno a incastrare in determinati momenti della propria vita. Visa è stato importante perché io avevo come tutor all'interno delle mie letture portfolio Legento Makola, scusate se non è giusta la pronuncia, dal Sudafrica, il quale, insomma, vedendo il mio lavoro mi disse la frase, dice: io non avevo ancora mai visto nessun lavoro, poi c'è sicuramente, non è per, però che apriva le porte verso la cosa c'è all'interno familiare di una persona del genere, quali sono i moti intimi al di là del vissuto suo di privacy, ok? Quando lui mi ha detto questa frase, potrebbe essere anche magari, può apparire molto scontata, io ho sentito chiudersi la porta. Era il pezzo che mi mancava, che io non riuscivo a dare, insomma. E, è nato un dammi che però è ancora lì in fase silente. Forse, ecco, brava, per quello ti posso dire, Giulietta, che sento sì, che probabilmente riprenderò in mano perché... perché ti tocca il dumping. È il momento. Senti... di fotografia, scusa, ma non era solo... Dico che lui ha un negozio di fotografia interessante. Sì, Luca, scusa, mi sto prolungando troppo. Ti vedo riapparire. Ma un'ultima cosa, e tu stai fotografando in questo momento, Alice? Allora, io sono rientrata da Londra, abitavo a Londra in una fuga, praticamente, bruttissima esperienza, quindi ho fatto un cambiamento di vita dal vivere a Londra a ritornare a Sesto Fiorentino, in quarantena con i miei. Quindi... a casa? Esatto. Sì, quindi ho cominciato a fotografare documentando la relazione che avevo poi di convivenza stretta con mio padre. Da una famiglia all'altra, la tua però. Però ora è silente, come gli altri sono più su ricerca, sul prossimo progetto. Bene, grazie Alice. Luca, non ti sentiamo. Vedi, come me all'inizio. Almeno non sono l'unica. Chiedo venia. Mi sono permesso di riaccendere il video, semplicemente perché volevo dire che il lavoro di Alice è bellissimo, è importantissimo, ma lei, Davide Monteleone, che è uno dei fotografi di punta del sistema italiano, non è grazie a Canon, l'ha incontrato, ma comunque ha validato. Ma poi ha avuto anche l'opportunità Photolux, con cui Canon Italia e i colleghi di Canon Italia lavorano da anni, e quindi di essere notata. Poi arrivare a Perpignan, a questo programma, ha incontrato Legheto Makola, che in quei giorni ha accettato di diventare il presidente della giuria del World Press Photo del 2020, che, insomma, voglio dire, sono momenti, è stato un valore fondamentale, indipendentemente da quello che poi Legheto Makola è stato, ma sono quei momenti, quei connubi, quei fattori catalizzatori che consentono poi di acquisire visibilità e anche di produrre questo risultato indotto del chiudere il progetto. E Alice, per cortesia, facci sapere quando questo dummy evolverà, perché chiunque di noi, credo, parteciperà al crowdfunding, ma se possiamo contribuire e fare anche altre cose, per favore. Siete tutti quanti, di studenti ne sono arrivati 540. La mia vita è bellissima, perché magari un po' intensa certe volte, ma perché ne ho sicuramente sul mio telefonino più di 100 che continuano a mantenersi in contatto con noi. Ed è parte di, diventate parte di un ecosistema di Canon e vogliamo mantenere la relazione sempre più forte con voi. Tra l'altro, la cosa bella, incredibile, è vedere come alcuni,
ci sono i Michele che vanno in AFP a lavorare con il suo mentore, con il suo professore. C'è la relazione studente-professore, è una relazione fortissima che si cementa durante delle esperienze pratiche. E questo è qualche cosa e che non è, è molto diverso rispetto al workshop a pagamento, cioè pagare dei soldi per andare 3 giorni o 2 giorni o una settimana a lavorare a Timbuktu è sicuramente un'esperienza validissima, ma quando il rapporto va oltre e si diventa da alunno a mentore, vedo un'amplificazione continua. Stasera alcuni di voi hanno anche il piacere di avere, cioè vedo 3 partecipanti Martino Marangoni, vedo 3 partecipanti Cosmo Laira, vedo 3 partecipanti Marco Longheri e questo significa che c'è un interesse genuino da parte dei vostri professori rispetto a voi e alle vostre carriere ed è quello che noi come Canon desideriamo continui ad avvenire. Io ringrazio tutti, non so se Giulietta, le 2 conduttrici sono Giulietta e Maisa, io credo che la chiusura spetti a voi di questa sessione e poi l'ultima parola però la diamo agli ospiti di casa, a New World Camera e sarà Giordano Suaria. Io ripeto, esiste una URL molto semplice, contattate New World Camera, contattate me, chiunque se la volete ripetere, c'è cioè per le Student Submission, per il Canon Student Program. Ci sono 2 grant che si chiudono a questo mese, uno dedicato al Female Photographer Grant, che si chiude, scusate, non questo mese, alla fine del mese prossimo, a maggio. Ce n'è un altro dedicato al video. Entrambi sono visibili sul sito di Visa pour l'Image. E poi c'è ancora un altro scholarship che è favolosa, supportata da Canon Europe, che è I Am Paris Scholarship, che quest'anno festeggia il 30° anno. Quindi non dimenticate il marchio Canon, il prodotto Canon, la cultura di Canon, ma non dimenticate soprattutto quello che Canon fa per i giovani. Siamo parte del presente e vorremmo rimanere con voi anche nel futuro. Grazie. Grazie a voi Giulietta e Maisa, grazie a voi. Chi di voi due adesso chiude? Perché prima ci siamo giocati l'apertura. Giulietta. Chiudiamo insieme. Non so. Proviamo a chiudere perché a me mi piace sempre parlare tantissimo. Volevo ringraziare tutti voi ragazzi perché senza fotografie i nostri mestieri, nel mio, esatto, né Maisa, né quello non esistono. Non esistono. Quindi insomma non esisteremo neanche, credo, in queste vecchie. E volevo anche ringraziare Giacomo che è stato un po' il primo a rompere il ghiaccio in questa discussione, quindi grazie del coraggio. Mancherebbe, grazie a voi ragazzi. Ecco, non so Maisa che cosa, perché io aggiungerei... Niente, grazie anche per questa ora e mezza passata come sempre a fare la cosa che ci piace di più fare, guardare le vostre fotografie. Grazie a Luca che mi coinvolge, ci coinvolge sempre in progetti meravigliosi, così come è stato il Canon Student Program, così come il Premio Giovani Fotografi, così come questa discussione. Grazie a tutti, non ho altro da aggiungere direi. Bene, allora intervengo io per i saluti finali. Esatto. Ovviamente. Un susseguirsi di ringraziamenti, ma vengono proprio dal cuore. Io ringrazio Luca, Canon Europe, ringrazio Camilla che in questi giorni ci ha aiutato tantissimo ad organizzare questi incontri. Che dire, noi, chi ci segue probabilmente ci conosce, noi siamo da tanti anni impegnati col canale YouTube, con un sito di divulgazione Nox Sensei, cerchiamo veramente da tanti anni di dare il nostro contributo anche sotto il punto di vista della formazione per far crescere i nostri clienti, per dare a tutti gli appassionati degli strumenti in più per elevare la propria conoscenza, la propria passione per la fotografia, e per cui siamo felicissimi che Canon ci abbia scelto come partner e saremo felicissimi di continuare a collaborare con loro in queste iniziative nel prossimo futuro.
Io vi rubo ancora 2 secondi per dire che da lunedì riapriremo, purtroppo non ancora al pubblico, riapriremo soltanto con gli ordini online, il sito internet, le mail e le telefonate. Poi da maggio speriamo di poter riaprire anche il negozio. Fortunatamente abbiamo un negozio abbastanza spazioso, per cui non dovrebbe essere difficile comunque accogliere i clienti in totale sicurezza. Avremo la possibilità di creare degli spazi di attesa, degli spazi per essere serviti. Abbiamo anche la fortuna di avere 2 ingressi, per cui volendo potremo addirittura fare un ingresso e un'uscita separata, per cui vi aspettiamo. Da lunedì torneremo disponibili a tutti. E per cui niente, basta, non vi rubo altro tempo, vi lascio casomai con una schermata dove potrete trovare tutti gli indirizzi email e i contatti delle persone che hanno partecipato, così potrete ricontattarli quando vorrete. Grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie. Buon 25 aprile. Grazie. Grazie. Ciao.